insomma, non è il massimo assolutamente. Le cose sono tante, quelle negative, già ne avevo tante e ora sono aumentate. Roberta è una quarantenne a Retina, paziente oncologica. Durante l'emergenza sanitaria per il coronavirus, la sua vita è diventata ancora più difficile. Non, niente, noi non siamo agevolati in nessun modo, perché comunque dobbiamo entrare dalla scala principale, dall'entrata principale, e ci lasciano fuori come gli altri. Siamo in fila, ammassati, sembra di essere in un lager, e di conseguenza il metro che bisognerebbe mantenere da una persona all'altra non la possiamo mantenere. Roberta ha postato questa foto sul suo profilo Facebook proprio per denunciare quello che le stava accadendo, ma soprattutto per chiedere che pazienti come lei vengano tutelati maggiormente. Ho chiesto, tra l'altro, di poter entrare, di avere un'entrata almeno agevolata, ma mi hanno detto di no, malgrado non abbia difese immunitarie, quindi sono a rischio più degli altri. Tu devi accedere dall'ingresso principale per raggiungere La scala 1 e andare al quarto piano, al centro oncologico, però non è possibile. E quindi è così, la situazione è questa, siamo costretti ad entrare insieme agli altri. E non ha senso, assolutamente. diciamo gomito a gomito con altre E persone. come? Sì. Saranno state 50 persone tutte ammassate. E non ha senso, assolutamente. E anche a farlo presente non ho risolto assolutamente niente. Poi comunque, anche su, poi dopo mi hanno detto che non poteva stare l'accompagnatore perché era arrivata una circolare, però siamo pazienti oncologici. È ovvio che l'accompagnatore, ci sono delle situazioni come la mia, che ho problemi anche con la schiena, che cammino male, e come faccio a non avere l'accompagnamento? Oltre al danno, ci verrebbe da dire anche la beffa, perché chi ha accompagnato Roberta è stato persino multato. Ah, e oltretutto non ci sono neanche parcheggi, perché quelli riservati all'oncologia sono sempre occupati da chi non ha neanche il cartellino, più parcheggi per disabili non ci sono, se si parcheggia al di fuori ci fanno le multe. Trovateci una soluzione. Che noi, io sono disponibile a parcheggiare dove mi dicono loro, però non avendo, ho bisogno dell'accompagnatore, lui mi accompagna, parcheggia magari e non trova il posto, ma se devo andare a fare la chemio non mi può lasciare neanche tanto lontana, perché poi da sola non posso stare e il problema è sempre questo. Tu, Roberta, puoi scegliere di non andare all'ospedale? Assolutamente no, non ho scelta. E martedì mattina dovrò ritornare perché devo fare una terapia per le ossa che mi permette di poter camminare un pochino, stare un po' in piedi, se no non ho possibilità. Il tuo appello quindi verso chi è? Verso l'autorità sanitaria che... Verso il direttore dell'ospedale, verso qualcuno che mi possa risolvere questo problema, che mi dia un'entrata così a me, ma anche a tutte le altre persone che hanno magari subito un trapianto o che come mia sorella sono dializzati, che comunque abbiamo pochi anticorpi, che si possa avere un'entrata a parte e che comunque ci diano anche dei posti macchina. A livello emotivo come si sta? Proviamo, Una domanda di riserva ce l'hai? Non è facile, però se hai famiglia ti fai coraggio, cerchi di andare avanti per gli altri. Io saluto comunque tutto il reparto oncologico, che veramente sono persone fantastiche e ci danno una grande mano, comunque, e sempre.